campo viene alla Fiera Carolingia. 15 anni. E da dove viene? Da Torino, veramente dal Pignano. E come vanno le vendite quest'oggi? Guarda, devo parlare proprio tutto il giorno. Tanto fiato per poter fare una vendita, ma va bene, non mi lamento. E siete stati graziati dal tempo, eh? Meno male, dopo la giornata di ieri, guarda, ci voleva proprio. Qualcuno ti ha graziato. Allora, un altro fedelissimo del panino con la porchetta che non può mai mancare, vero, alla fiera? Certo che sì, la porchetta è la porchetta. Siamo di Asti. Abbiamo portato oggi alla fiera la macchinetta per infilare il filo nell'ago. Eccole qua, guardate, vedi, a volte per infilare l'ago ci vuole mezz'ora. Vedi? Facciamo così, così e l'ago già infilato. Ideale per la mamma, per la nonna, per la suocera. Un bel regalino, una cosa utile. Allora, voglio salutare a tutti quelli che guardano qui la voce di Asti. Un saluto da Daniel, e l'argentino che viene dalla Patagonia. È 36 anni che abito qua. Sai che questa è la terra... Abiti qui? No, a Massa, abito a Massa. Però sai che questa è la terra del nostro Papa Francesco, no? Allora niente, un saluto a tutti e grazie. Allora, come ti chiami? Io mi chiamo Mamma Dritta, di Asti, sono 35 qua, ti conosco tutti di Asti, ti saluti tutti, gente di Asti. Ecco, il suo nome? Daniela, dal Trentino. Appositamente per la fiera? Appositamente. Allora mi dica che ha fatto degli acquisti. Sì, ho fatto degli acquisti. Ah, niente di particolare, qualche bracciale. Ma lei viene spesso qui ad Asti? Sì, vengo due volte all'anno. Una per la fiera e l'altra così, a fare un giro. Quindi le piace la nostra città, molto interessante. E perché le piace, cosa trova di particolare? Beh, artisticamente a me piace tanto, è bella, il centro è bello e la gente è bella, quindi ci si viene volentieri. Allora, fiera di Asti, lei è di Torino, è la prima volta? La prima volta, molto bella, non ero mai venuto a Asti, ero venuto solo a settembre per quella delle sagre, abbiamo già comprato parecchio. Ma... cosa? Mi interessano gli acquisti? No, non abbiamo ancora finito, siamo solo all'inizio, contiamo di mangiare qui e proseguire i nostri acquisti fino al pomeriggio, prima di tornare. Ecco, mi dice che cosa ha comprato, perché la curiosità è sempre di sapere cosa si acquista alla fiera. Ho comprato calze, magliette, scarpe e una poggio schiena da mettere su una sedia per l'appoggio lombare, che non avevamo mai visto in giro. Perfetto, quindi anche questa curiosità. Il suo nome? Lino. Allora, da dove vieni? Da Norcia, cara. Marco. Come vanno le vendite? Beh, ancora presto, speriamo che attacchi il lavoro un po' più tardi, perché adesso è ancora mattina. Infatti, ma è la prima volta che viene alla Fiera Carolingia? No, diversi anni che la diciamo. Marco. Da dove arriva? Io da Legnano, provincia di Milano. E ero un bambinello così, sono diventato un bambinone grande. Allora, multifunzione, se tagli questo piccolo attrezzo, questa lama che è una lama speciale, magari un pelo abbattante che tutti abbiamo a casa, pela in tutti. Ma guarda questa lama, pela e taglia magistre. Ti toglie le bucce dei pomodori, peperoni, aranci, confetti, limoni, ma il bello è qua, con una facilità. E una delicatezza incredibile gli toglie la buccia della zucca e della... Io vengo da Torino, no, oramai siamo dei veterani, ma anche che facciamo la terapia d'arte, abbiamo avuto un bel riscontro, ormai i greci ci conoscono. Come sta andando il lavoro? Bene, molto bene, una giornata positiva, insomma sono bel giorno, abbiamo una bella offerta, è come al solito che gli altri rispondono. Come ti chiami? Valentina. Torino, anzi settimo torinese. Prima volta alla Fiera di A? Yes, sì.
Sì, sì. Cosa hai avuto modo di capire di questa fiera e il riscontro delle persone? Beh, che è molto molto popolata oggi, c'è tanto via vai e speriamo che ci sia anche un apprezzamento per le cose che realizziamo. Vuoi illustrarci cosa fai in particolare? Perché ho visto cose originali. Sì, io realizzo delle cose legate ai fiori e agli astri. Io coltivo i fiori e li essicco con una tecnica particolare, poi in modo che rimangano tridimensionali e coloriti, quindi vado a realizzare dei quadri. Poi realizzo delle ciotole necoresina col tema del ginkgo biloba, che è una foglia molto particolare, e dei profumatori in cera di soia, delle fragranze molto particolari anche loro, e poi studio astrologia psicologica, quindi c'è proprio un mondo dietro.